ragazzi, sono ad Avezzano, da qui tenterò di fare la traversata dei Monti Carzolani, da Avezzano fino a Carzoli. Da Avezzano vado verso il laghetto della Cunicella, poi da lì scendo verso Capistrello, prendo la statale Simbruina e imboccherò verso i piani della Renga, poi Campo Rotondo, laghetti di Marzia e Carzoli. Giusto il tempo di scaldarsi attraversando la città e poi si comincia subito a salire una bella pendenza qui asfaltata, per fortuna in parte all'ombra, alle spalle dei fabbricati, infatti si sente il rumore, ammazza, qua è ripidissima. Adesso oltre che ripida è anche, ma neanche sterrata, sassi smossi, quindi è pure difficile. Si preannuncia un bel giro. Oggi devo risparmiare per bene la batteria, se no non ci arrivo alla fine. Battiti a 180, sono quasi in cima, però alla prima piccola cima la vegetazione cambia, l'aria si rinfresca un po', e laggiù, se si vede, c'è Capistrello. Adesso vado lì e poi risalgo sull'altra catena montuosa. Lì sarà una bella salita. Che pace quassù. La vegetazione è cambiata, come ho detto. Non si sentono per fortuna più il rumore delle fabbriche di Avezzano. C'è un silenzio meraviglioso e un profumo inebriante. Ora dovrei arrivare a questo laghetto della Cunicella, che non lo conosco. Vediamo com'è. Qua si vede ancora meglio. La discesa verso questo laghetto, oggi molta attenzione, il giro è lungo, meglio non esagerare, poi qua il terreno è molto insidioso. Ecco il laghetto, vabbè, poco più che una pozza, però carino, dai, più che altro è un invaso, penso. Beh, questa stagione è una pozza secca. E qua il sentiero si fa più stretto. Non me l'aspettavo, pensavo fosse una lunga sterrata per scendere a Capistrello, invece è un bel sentierino, meglio, meglio. Il sentiero è giusto, però si fa sempre più stretto. Essendo molto scivoloso non è semplice. Ho compagnia qui su, bellissimi cavalli. Mi viene il dubbio che il sentiero fosse lì sopra, meglio procedere con cautela. Ok, vedo la fine. La discesa pensavo fosse più veloce, invece è stata molto tecnica. Sono arrivato a Capistrello ed ecco davanti a me la montagna, questa adesso sì che sarà dura. Ecco, sono imboccato la statale Simbruina. Ora una breve discesa e poi inizia il tratto lungo di salita dai tornanti. Fortuna qua su si sta bene, è una bell'aria fresca. Eccomi a fondo valle e mo sono cavoli, mi levo i guanti che fa caldo e piano piano inizio la salita. Comunque non è andata malissimo fino a qua, ci ho messo un'ora, pensavo di più, nonostante la discesa impegnativa sono stato abbastanza veloce. Adesso penso un'altra ora almeno di salita, 11 km, 12 km circa, per 800 metri di dislivello ci metterò un'oretta. Mi mangio anche la barretta mentre salgo. Sono arrivato, eccolo, alla fine della salita.
qua prendo il sentiero per i piani della Renga. È stata molto dura. Sono circa un terzo del tragitto, ma in grosso della salita dovrebbe essere passato. In totale ho fatto quasi 1100 metri di dislivello. Qua bene o male, no, forse c'è un altro po' di salita, ma poi dopo dovrà rimanere bene o male sempre la stessa quota. I piani della Renga, non li conoscevo. Ah, è proprio bello, guarda che bello. Qui sono gli animali al pascolo. Sto al limite del parco dei Monti Simbruini. Infatti il paesaggio è quello. È bello, per niente spaventati. Un'altra piccola sella da scavalcare e poi dovrebbe iniziare la discesa verso Campo Rotondo. Certo, la lunga salita la sento nelle gambe. Qui si alternano brevi salite a brevi discese, a continuo sali scendi. Ecco, questa non è tanto breve, mi sembra più lunga di salita. Ammazza, non finisce più questa salita. E qua ho dato la botta finale alla batteria. Oggi la sto consumando parecchio. Spero che dopo ci sia meno salita, se no... Aia! Crampo. Vabbè, qui aumento per forza. Se non aumento non ce la faccio. Oh, ancora lunga, mannaggia. Vado su e sembra di vedere la cima fra gli alberi. In fondo, ma sembra. Anche perché qua la batteria cala velocemente. Devo dire che comincio a preoccuparmi. Ok, la salita dovrebbe essere terminata, è stata molto dura, più del previsto. Sono arrivato in totale a 1410 metri di dislivello positivo e ho consumato le prime due tacche della batteria, 2 su 3. A questo punto penso che modifico il giro originale da Campo Rotondo, invece che andare verso i laghetti di Marsia vado verso Pereto. Qua sono arrivato a Campo Rotondo. Ah, bello. Comincia pure a fare freschetto. Sempre uno spettacolo qua, era tanti anni che non ci passavo. Guarda che bello qua. È veramente bellissimo. Gli sgoccioli sia delle forze mie che della batteria, ormai viaggio a motore spento. Bellissima faggeta, spero dopo questa di avvistare Pereto. Turbati, questi stanno proprio dormendo. Stavolta ci sono veramente. Ho avvistato la piana di Carzoli. Qua dovrebbe essere tutta discesa.